Ciao, sono Agnese, vorrei farle qualche domanda sul vostro lavoro di scrittore. Volentieri. E qual è il destinatario dei suoi libri? Quando scrive già in mente una persona precisa? No, nessuna persona precisa, è più come se fosse una persona molto simile a me, perché ha letto gli stessi libri che amo io, sa esattamente di cosa sto parlando, come avere un altro me al di là dello specchio. Perché scrive? Qual è il ruolo che ricopre lo scrittore nella società? Io non per l'idea di un ruolo che da avere nella società. Ho iniziato a scrivere perché ero molto timido e quindi non riuscivo a parlare, soprattutto con le ragazze. E quando dovevo dire una cosa a una ragazza mi iniziavo a balbettare, farfugliare così, e allora preferivo scriverle una lettera e ho iniziato da lì. Ok. E quali sono i libri che ama leggere? Quanto influenzano la sua scrittura? La influenzano moltissimo, anzi credo che la scrittura cominci come un'imitazione dei libri che ci piacciono di più e allora iniziamo a scrivere pensando di farne uno che gli assomigli, che sia così bello. A me piacciono molto gli scrittori americani, soprattutto certi scrittori che non passavano tanto la vita chiusi nei loro studi, seduti al tavolino a scrivere, ma uscivano molto, quindi sono tutti scrittori che hanno avuto una vita molto intensa, cacciatori, pescatori, sono andati in guerra, hanno viaggiato, hanno fatto l'autostop. Mi piacciono quegli scrittori lì. E i personaggi e l'ambientazione delle sue storie hanno a che fare con la sua vita e con le sue esperienze? Sì, assolutamente, troverei difficile inventarmeli. E certo, i personaggi sono in parte inventati, ma in fondo tutti i personaggi c'è qualcuno che conosco. I luoghi sono i luoghi che conosco io, non riuscirei ad ambientare una storia in un posto che non ho mai visto. Quindi c'è un sacco Milano, la montagna, New York, sono un po' i posti che conosco meglio. E nei personaggi io maschero i miei amici, le persone a cui voglio bene. È come dare un po' un ruolo a tutti i miei amici in questa recita che sono le mie storie. E perché si esprime attraverso la scrittura? Perché sono... In effetti è una bella domanda, io ho fatto anche una scuola di cinema. E il cinema è l'idea di esprimersi attraverso immagini, no? L'inizio del cinema era muto, c'era l'idea di poter raccontare una storia senza nemmeno metterci una parola. Io sono molto legato alla parola, credo, perché fin da piccolo sono stato un grande lettore. Mi sembra di aver imparato a leggere forse ancora un po' prima di iniziare la scuola, proprio perché ero un bambino solitario e i libri sono sempre stati la mia compagnia, ecco, quindi è venuto naturale poi scegliere quello come linguaggio. E esiste il blocco dello scrittore, che cosa rinforza il suo lavoro nei momenti di defiance, quando non riesce più a proseguire un libro? Ma è pieno di questi momenti. Per me la scrittura è un processo molto difficile, non ci sono mai giornate in cui tutto fluisce, viene naturale, la scrittura sgorga, io mi metto lì e riempio pagine su pagine. Quasi tutti i giorni, non lo so, non lo chiamerei blocco dello scrittore perché poi sembra di uno scrittore davanti alla pagina bianca che non sa più cosa scrivere. Invece a me succede che continuamente nella storia, ma nelle frasi, faccio fatica ad andare avanti, a trovare la parola giusta, a trovare il modo giusto in cui dire una cosa. È un continuo lavoro di perfezionare e cercare di andare il più vicino possibile all'idea che è in mente, ma ho sempre la sensazione che non ci arrivo mai fino in fondo. Ah, cosa faccio per superarlo? Ho capito che vivere in montagna mi aiuta molto, perché è una dimensione di silenzio e di concentrazione che mi fa stare bello concentrato, appunto. E poi quando ho una difficoltà e divento nervoso e la scrittura mi diventa quasi insopportabile, esco e vado a camminare oppure vado a spaccare legna. Lì in montagna sento di avere un po' l'antidoto a quei problemi che incontro nella scrittura. E che peso ha la mano dell'editor sui suoi libri? Non tanta, piuttosto una persona con cui mi confronto. È il mio primo lettore. E di solito legge i miei racconti, mi dice quello che ne pensa, non mi dà mai un consiglio diretto tipo questa frase cambiala, questa toglila. Mi dà più delle sensazioni generali su quello che ho scritto che mi aiutano, ma non direi che c'è la mano dell'editor, ecco. E la scelta della montagna da cosa è stata dettata e perché hai deciso di raccontarla? Era il posto in cui andavo sempre da bambino e in cui mi sentivo felice. Quindi quando a un certo punto da adulto ho attraversato un periodo di infelicità,
mi sono detto che forse se tornavo lì, oltre a ritrovare la montagna, potevo ritrovare anche un po' di quella felicità che avevo perso, no? E allora dopo un po' che ero lì, poi per uno scrittore credo che venga naturale raccontare un po' tutto. Magari non subito, però quello che ti succede prima o poi viene filtrato attraverso la scrittura, magari dopo anni. E dopo 3-4 anni che ero lì ho sentito il bisogno di raccontare che cosa mi stava succedendo in montagna ed è venuto fuori questo libro, Il ragazzo selvatico. Ma cioè, vorrei fare una domanda io, ma lei quando scrive, cioè, ha già in mente la storia o dopo la cambia, dopo che l'ha in mente? La scopro mentre la scrivo, nel senso che... Ma credo che un po' per tutti sia... All'inizio c'è un punto di partenza, che è il più delle volte un luogo, un personaggio. E poi mano a mano che scrivi di lui scopre quello che gli succede. È più un percorso di esplorazione per me, la scrittura, che un dire ho in mente una storia e adesso te la racconto. È più dire la scopro insieme a te. Tu la leggi, io la scrivo, ma la stiamo scoprendo insieme. Quindi mano a mano che scrive, diciamo, inventa la storia. Sì, che è anche il motivo per cui ci metto così tanto, anni. Beh, sì. Ok, grazie che è stato così disponibile con grazie noi. Grazie a te.